Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video haul. Allora, questo è un video un po' misto perché ci sono varie marche. Allora, ho delle cose di Madame Glam e delle cose di Venalisa. Allora, le cose di Madame Glam mi sono state omaggiate dalla ditta e mi hanno mandato due pacchetti. Io sono in un brodo di giuggiole, come si dice, perché mi hanno mandato un sacco di cose. Allora, mi hanno mandato di loro spontanea volontà, nel senso ogni tanto mi chiedono di scegliere dei colori, eccetera, e mi hanno mandato invece questi quattro colori e adesso li sbocciamo insieme. E poi, mentre la PR mi diceva, mi avvisava che mi erano stati spediti questi colori, nella mail mi ha scritto anche: scegli delle cose che vuoi provare, che ti interessa provare, che ti mando anche un altro pacchettino. Allora io mi sono trovata moltissimo in imbarazzo perché c'è talmente tanta roba che vorrei provare tutto, però ho preso questi colori, questo colore prettamente estivo perché sono alla ricerca di un fucsia neon e credo che forse l'ho trovato finalmente. E poi volevo assolutamente provare i loro builder gel in boccetta. E questi sono due colori, sono light pink e il sheer pink. E voglio assolutamente provarli e vediamo un attimo adesso come sono le consistenze. In più, per i cavoli miei, ho fatto un ordine. Perché mi pareva brutto dirle un'altra volta, per favore mi mandi anche un'altra base. Allora, per i cavoli miei ho fatto un ordine e ho preso la mia adorata base Sock Off e ne ho prese due perché era una anche per una mia amica e lei già se l'è presa e quindi mi è rimasta la mia che me la tengo di scorta perché ce l'ho ancora ma non vorrei mai che mi finisse. Quindi adesso andiamo a vedere un attimino di sbocciare questi colori. Cominciamo con questi qua. Allora, voglio cominciare con questo che al momento, per la stagione che stiamo vivendo, non è un colore adatto alla stagione, a mio avviso, ma questo è assolutamente per Natale uno dei colori che andrà di più perché è un bellissimo rosso. Rosso violaceo, un po' metallizzato. Poi continuiamo con il Funny Orange e questo sì che è un colore adatto alla stagione. E questo l'ho solamente aperto prima, mi piace tantissimo. Adesso, come vedete, sembra un pochino trasparentino. Vediamo poi con la seconda passata e bisogna vedere poi sull'unghia vera, magari con una base cover, ovviamente sarà più coprente. Allora, andiamo avanti con Honest Sky che fa parte, secondo me, della famiglia dei Tiffany e io con i Tiffany vado molto d'accordo. D'estate, almeno un paio di volte mi è successo di farli. Cioè, voglio dire, almeno un paio di volte durante l'estate lo faccio e questo sembra molto carino. Anche lui al momento sembra non troppo coprente, però è sempre tutto da valutare. E poi finiamo con questo Proud Nude che l'ho già usato, questo qua, su unghie, su un refill ed è veramente un colore bellissimo, sono quei colori particolari, un po' carne, un po' crema, insomma, visto così, secondo me non rende. Invece poi sulle unghie è tutta un'altra cosa. Vediamo se riesco a farmi mandare una foto, perché quando ho fatto quelle unghie andavo di corsissima e non ho girato né il video né fatto foto né nulla.
Allora, voglio assolutamente vedere questo Oh My God Pink, che sembra bellissimo e sembra anche, sì, è pure coprente. Questo è il classico rosa shopping. Shocking, non rosa shopping. Anche quello è tranquilla. C'è qui mio figlio che mi sta aiutando. Tranquilla, è anche shopping. Rosa shopping. Bellissimo questo. Questo è vero. Allora, adesso abbiamo questo Dream Diamonds, che è un blu glitterato con i glitter di varie grandezze. Vediamo un po' com'è. Sì, mi piace, mi piace. E poi veniamo con il Silver Magic, che questo è uno di quelli così passepartout, perché è proprio pieno pieno pieno, è pieno pieno di glitter finissimi. Questo è bellino pure assai, guarda com'è pieno. Questo è, questo ci piace, è coprente, è pieno di glitter finissimi. Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Tieni. Allora, eccoli qua tutti stesi, sono totalmente innamorata dei due glitterati, sono bellissimi, poi sono piacevolmente stupita e forse ho finito la mia ricerca per quanto riguarda il neon fucsia, è bello pieno, in camera non so come poi si vedrà sul PC. Qui dall'anteprima non lo vedo esattamente com'è nella realtà, però vi assicuro. E poi questi due non sembrano belli pieni pieni pienissimo, sembrano un po' più sheer, un po' più leggeri, ecco. Però bisogna sempre vedere su, poi sull'unghia, magari ripeto sempre con una base cover. E poi va bene questo Proud Nude, l'ho già usato, bello coprente, pastoso come tutti gli altri, e questo mi piace un sacco. E poi Smart Oxy Blood, come si chiama questo? Oxy Blood, ce l'ho io. Dove sta? No. Smart Ox Blood, vabbè, che significa sangue non so che cosa. E questo sono sicura che l'inverno andrà tantissimissimo. Poi, allora, andiamo avanti con i due costruttori. Allora, qui c'è il Builder Light Pink e guardate com'è la consistenza. Forse se lo metto così è anche meglio. Ecco, la consistenza è cremosa, abbastanza denso, ma sicuramente è autolivellante. Sulla tip non lo metto perché il colore poi sicuramente si sfalza, e quindi questo è il light pink e questo è lo sheer pink, sheer che significa un po' trasparentino,
quindi a dire la verità mi sembrava più trasparente quell'altro, però vabbè, sono da provare e voglio provare a fare questa questa tecnica di non limatura, di fare le unghie senza limarle dopo aver messo il prodotto. Comunque ecco, al più presto li provo, sembrano uguali i colori ma non lo sono, e va bene. Allora, e adesso andiamo avanti con il resto. Allora, ho preso su AliExpress, queste invece sono cose che ho comprato io, ho preso queste pinzette che, siccome non arrivavano mai, ho chiesto anche il rimborso e mi è stato dato il rimborso, e le pinzette poi sono arrivate, quindi praticamente sono regalate. Allora, queste a cosa servono? Queste in teoria sono quelle che servono per tenere le dual form mentre andiamo in lampada, e siccome costavano poco, mi pare che tutte e due le ho pagate 2,20 euro, qualcosa del genere, le ho volute provare, e niente, vediamo se avrò occasione di provarle. E poi un'altra cosa che mi è sembrato carino è questo affaretto qua, che se riesco ad aprire vi spiego che cos'è. Allora, questo affaretto qua serve per piegare quelle decorazioni che abbiamo magari in metallo, che quando mettiamo sull'unghia rimangono in rilievo, rimangono dritte, ma siccome l'unghia è bombata e curva, questo qui serve a mettere mettiamo la decorazione qua, poi ci mettiamo questo e la decorazione un po' si piega perché si curva. Ora io potrei vedere se trovo delle decorazioni, ma mi sa che in questo momento non mi viene. Va bene, comunque spero che mi abbiate capito. Comunque di queste cose vi metto i link giù nell'info box. Entrando nel link sulle foto che ci sono su AliExpress si capisce benissimo. Allora, altra cosa comprata su AliExpress, di questa marca che non conosco, Saviland. Ho voluto prendere la rubber base e il rubber top coat. Allora, rubber base sono queste basi di nuova generazione, praticamente sono dei costruttori ma un po' più liquidi. Allora, vi faccio vedere con il pennello, vedete la goccia? Sono questi gel che vediamo utilizzare tanto alle russe, e poi sono arrivati appunto anche da noi, e io l'ho messo qui su queste due unghie qua, e guardate come sono belle dure. Questa è mia unghia naturale, queste due, e per ora sono molto soddisfatta. Io però sotto ci metto sempre la base di Madame Glam, cioè io sta base di Madame Glam la metto dappertutto, sotto al gel, sotto all'acrigel, sotto a queste basi qua. Quella è la mia base per ogni cosa. Poi ho voluto provare anche il top coat perché c'era tipo un'offerta se li prendevi tutte e due. Questi sono da 30 ml, dove sta scritto? Eccolo qua, 30 ml, e qui pure 30 ml, e non l'ho ancora aperto perché non ho avuto modo occasione di aprirlo, però insomma lo proverò anche lui. La base per il momento mi piace tantissimo, vediamo come si comporta più avanti. E poi, sempre in tema rubber base, ho voluto provare quella di Rosalind, provare no, comprare, perché non l'ho ancora neanche aperta. Questa è da 15 ml ed è ovviamente, come si può notare, molto più piccola di questa. Questo non l'ho ancora aperto, ho letto ovviamente molte recensioni, queste basi bruciano, ve lo dico proprio perché è giusto saperlo, bruciano, e niente, quindi bisogna adottare questa. Come si aprirà questo affare?
Allora, ecco qui, dicevo, queste basi, questi gel bruciano, ma non questo, cioè questi in genere bruciano un pochino, ma insomma io lo sopporto. E questa è la base di Rosalind. Praticamente le rubber base sono, così ho sentito spiegare, sono dei gel costruttori, ma più liquidi e più gommosi. Quindi, in poche parole, sono proprio gel. E niente, vi farò sapere. Ho comprato anche per averla di scorta, perché l'ho usata ultimamente, ne ho presa una o due, non mi ricordo, di questa qua di Canny, che ho provato anche lei, e anche lei diventa bella dura. E anche questa è una rubber base e anche lei brucia durante la polimerizzazione, ma insomma è sopportabile. E quindi adesso c'ho da divertirmi un bel po'. Allora, sempre perché ero alla ricerca del fucsia neon della mia vita, prima che mi scrivesse la ragazza di Madame Glam, io avevo già ordinato questo di Rosalind. Questi sono differenti dagli altri che uso sempre, che ecco, per quelli che uso sempre sono questi nella boccetta nera. Ho voluto provare questi nella boccetta bianca, che sono 15 ml, sono 15 ml, invece questi sono 10 ml, costa un pelino in più giustamente. Però c'è pure più prodotto. Allora, ho voluto provare un fucsia e l'ho anche già provato su mani vere. Ah, qui non ci abbiamo scritto il numero, dopo ce lo mettiamo. Ve lo dico, questo è il numero 1476. E poi vediamo un po' perché, vi dico, vediamo un po'. Perché questo su base diciamo trasparente è un po' meno coprente rispetto a quello di Madame Glam, però con due passate sinceramente ho ottenuto il risultato che volevo. Tieni, fammi in lampada. Allora, nel frattempo che polimerizza quello, vi dico che praticamente ho fatto un semipermanente sui piedi e ho usato come base questo qua di Venalisa. Non so se vi ricordate qualche tempo fa che avevo preso questa base colorata, che è anche un bel colore, sinceramente, è proprio un bel colore, si chiama V693. E come base, invece di mettere il trasparente sui piedi, ho messo direttamente questo, così mi faceva da base coprente per poi andare sopra con quest'altro. Devo dire che il lavoro è venuto benissimo. Quindi ecco così, ho avuto modo. Questo qui l'ho usato anche come colore, solamente come colore, però in quel caso sui piedi l'ho usato proprio come base colorata, e sopra poi sono andata a mettere il fucsia. Allora, adesso faccio la seconda passata e in video praticamente è lo stesso colore dell'altro di Madame Glam. Nell'anteprima vedo che praticamente è lo stesso colore. Adesso poi li mettiamo vicini. Tieni. Allora, eccoli qua. Non so se dal video si possa notare la differenza, ma vi dico che questo di Rosalind è leggermente più scuro e questo è leggermente più chiaro, certo, se quello è più scuro. Comunque sono due gran bei colori. Sono veramente dei bei colori e credo che in quanto a rosa neon, fucsia neon, sto a posto. Allora, invece adesso passiamo a Venalisa. Ho voluto comprare, perché costavano veramente una stronzata, tipo 76 centesimi, qualcosa del genere, ho voluto prendere un po' di gel color. Questi sono gel color e ho voluto prendere questo gel che lo chiama Builder Gel Hard Jelly Gel. Ovviamente non c'è mai scritto niente, anzi, qui ci sono gli ingredienti, qui c'è l'inci, vediamo se riesce a
mettere a fuoco, eventualmente vi fate uno screenshot se volete leggere bene, e c'è scritto che è un builder gel, sono 15 ml, mi pare che l'ho pagato sui 3 euro e qualche cosa. Ora tu leggi builder gel e va bene, sarà un builder gel. Io quando l'ho aperto mi sono trovata davanti un come si dice, secondo me un acrigel, però è molto appiccicoso. Guardate qua che bellezza, questo secondo me è lo stesso impiccio del vecchio poligel, che era così appiccicoso che non si riusciva a lavorare. Adesso io mi prendo una tip e provo a stenderlo. Allora, proviamo a stendere questo impiccio, che secondo me, se tanto mi dà tanto, non va bene. Vediamo. Allora, impappo per benino il mio pennello, perché appunto già mi pare di capire che, ecco, sì, questo si attacca al pennello se il pennello non è troppo bagnato. Il colore, boh, non so perché ho preso questo colore, forse perché non c'era un colore che mi ispirasse troppo e allora ho voluto provare questo, ma insomma è molto, non lo so, il colore non mi ispira molto. Però si sta lavorando. Ma non è facile da lavorare, quindi penso proprio che questo non lo userò mai. Ho voluto provare perché mi incuriosiva la dicitura e sinceramente non riesco a capire perché fanno sti cacchio di prodotti che non sono né una cosa né l'altra, ma soprattutto sono difficili da lavorare, perché dici, sai, è un ibrido, chi se ne frega, è un ibrido, ci stanno tanti ibridi in questo momento, ma il punto è che è difficile da lavorare. Dunque, non si appiccica sul pennello come quello quick gel nel tubetto, non si appiccica come quello, però guarda, praticamente gli sta avvenendo il morbillo, guarda le bolle che fa. Adesso lo metto a polimerizzare e vediamo in polimerizzazione che cosa, come reagisce. Allora, il pennello non è sporco, non c'è prodotto appiccicato, e questo già è qualcosa, però sinceramente non so se mi convince ad utilizzarlo. Allora, così è come esce dalla lampada e non gli è venuto nessun tipo di malattia, anche se ci sono un po' di bollicine, non so se si riesce a notare. Certo, dovrei provare un attimino a limarlo, così per curiosità, per vedere come si lima. Allora, fa pochissima polvere, una cosa strana, non so che cosa voglia dire sinceramente il fatto che faccia pochissima polvere, però
si apprezza il fatto che non faccia molta polvere. Non è morbidissimo da limare, però insomma ci se la fa, considerando sempre che poi, ecco, la parte grossa della limatura io perlomeno la faccio con la fresa, quindi si fa. Però insomma lo devo provare. Oddio, non so se avrò molta voglia di provarlo sugli altri. Comunque, se lo provo bene, vi farò sapere poi come va a finire. Il packaging è fighissimo. C'è da dire che il barattolino è apprezzabile, però insomma alla fine quello che ci interessa è il contenuto e non l'esteriore. Allora, veniamo adesso alla stesura dei colori di Venalisa. Allora, io ho usato uno di questi due rossi, che adesso non ricordo, mannaggia a me, quale dei due, ma vi metto una foto del lavoro finito. E sinceramente, insomma, niente da dire, assolutamente niente. Forse questo, mi sembra che fosse questo quello che ho usato. Comunque vi lascio la foto così potete guardare. Allora, faccio insieme a voi la stesura del bianco e del nero e poi gli altri vado veloce, perché veramente sennò questo video diventa infinito. Allora, il bianco si chiama 1530 e voglio vedere come si comporta questo bianco e soprattutto se può essere utile anche per... come si comporta? Per ora si comporta bene, perché è bello pigmentato, è bello pieno ed è un bel bianco. Adesso vediamo se in fase di polimerizzazione ha anche abbastanza filtri UV e non ingiallisce, perché in bianchi va bene che oggi, insomma, oggi è difficile trovare un bianco che ingiallisce. Comunque vediamo. Adesso è uscito dalla lampada e non mi sembra che abbia cambiato colore più di tanto, quindi ha anche dei buoni filtri e non diventa giallo. Allora, adesso andiamo a provare il nero, che si chiama 1613. Vediamo come si comporta. Non li ho neanche girati, cosa che magari sarebbe il caso di fare. Sembra che non si depositi pigmento insomma, che non precipita il pigmento. Sì, anche questo funziona bene. Di questo faccio pure una passata sola, proprio perché non c'è bisogno della seconda. Allora, eccoli qua, il bianco e il nero stesi. Il bianco ho fatto due passate, ovviamente, il nero ho fatto una passata sola, comunque è sempre su unghia naturale, alla fine è naturale, insomma, su unghia, non su tip, ecco, mo non mi viene la parola. Il bianco secondo me va abbastanza bene, questo avrò modo di testarlo più facilmente. Adesso vi voglio far vedere questi qua e poi gli altri veramente vado veloce e metterò il video velocemente mentre li stendo. Allora, questi sono dei glitterati, ma a base leggermente colorata, leggermente trasparente. Sono molto liquidi, come vedete. Ho già usato uno di loro e come
ho immaginato. Ho detto infatti alla persona, dico, guarda, se senti che brucia, tira fuori. E infatti ha bruciato, credo perché ci sia un... cioè praticamente credo che mettano un costruttore, perché se no come fa a bruciare? Per quale motivo dovrebbe bruciare? Ho usato questo qua rosa. Allora, sono molto larghi, come dire, secondo me potrei anche benissimo metterci... Allora, questo è il 1650, dove sta? Eccolo qua, il 1650. Secondo me potrei metterci dei glitter fini per addensare un po' tutta la situazione. Allora, vediamo di usare un pennello. Ora qui giustamente è un effetto opalescente, infatti, come ho nella foto che vi metto adesso. Praticamente con questo rosa è venuto un effetto tipo opale, che non è brutto, però per ottenere questo effetto bisogna mettere una quantità un po' grandina di prodotto, quindi magari si può rischiare di ispessire troppo la struttura. Vedi, non viene proprio liscio liscio, bisogna perderci un attimino di tempo anche a sistemare i glitter, però con questa base rosa un po' proprio mi dà l'effetto di opale, un rosa opal, e sinceramente è molto carino. Stavo fuori dell'inquadratura, fantastico. Eccolo qua, comunque è un opal, è molto carino, mi piace. Però quello che mi viene da mettere il però è che sono, come posso dire, ci sono pochi glitter per la quantità di gel. Io mi sa che ci aggiungo un po' di glitterini fini fini e vediamo se lo rendo un po' più convincente. Allora, questo invece è il 1642 e non l'ho usato questo, e vediamo com'è. C'è qualcosa di... questo è carino, questo ci piace assai. Questi glitter all'interno sono tipo specchio, un po' opale. Sì, questo mi piace pure. La base è praticamente trasparente, quindi lo possiamo andare a mettere su qualsiasi colore, e questo mi piace pure, mi piace assai. Sì, questo mi piace. Poi l'ultimo, il 1673, è nero praticamente. Adesso vediamo. Una volta preso questo, invece all'interno ha i rombi, invece che i glitter esagonali c'ha i rombi. Vediamo un po'. Ah, questo è proprio trasparentissimo, questo proprio, questo lo potremmo mettere sul nero sicuramente. Allora, questo ci dovrei aggiungere sicuramente dei glitter, perché è troppo liquido, nel senso ci sono pochi glitter per la quantità di gel di base, ecco. Poi vedi, ogni volta che ci passi il pennello ti sposti tutto, però non è male. Secondo me se ci aggiungo dei glitter neri, questo con la voglio, questo ci faccio adesso la doppia passata, però adesso, perché su tip, perché su mano la doppia passata la struttura mi diventa... Allora, facciamo una... aspetta, mi è venuto in mente di... vediamo se girandolo... no, beh,
Va bene, con la seconda passata ovviamente è un po' più pieno, però vedete i bozzetti. Qui devo trovare dei glitter neri da metterci dentro. Allora, mi sono dimenticata il 1649, questo praticamente è base argento. Mi stavo dimenticando, com'è possibile? Vediamo un po'. Beh, diciamo che è simile a quell'altro, eh. Quell'altro è più. Allora, quell'altro forse c'ha anche i glitter specchio e questo invece solo quelli opale. Però ci piace. Perché Living la vita glitter, ho fatto un hashtag, se mi seguite su Instagram. Hashtag Living la vita glitter. Sì, pure questo mi piace. 1649. Però Flavio me lo descrive meglio, eh. Allora, eccoci qua. 1642 e 1649 sono praticamente quasi uguali. Ma va bene, non importa, a noi ci piace tutto, basta che brilla. E questi sono i quattro. Quello che piace di meno è questo nero, ma troveremo il modo di utilizzare anche lui. Ok, adesso andiamo avanti con tutti gli altri e ci vediamo alla fine del video.
Allora, eccoli qua, tutti i nostri bei colorini stesi, sono tutti abbastanza coprenti, con due passate assolutamente coprenti, non c'è che dire. E niente, allora questo è il mio haul misto di questo momento e vi voglio lasciare alla ho registrato una piccola clip perché tante mi chiedete come si apre la controversia su AliExpress. Allora, adesso vi lascio attaccata la clip di come si fa e quindi niente, fatemi sapere se vi è utile. Grazie per essere state qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Allora ragazze, scusate l'audio, la qualità audio di questo piccolo video, ma mi avete chiesto di farvi vedere come aprire controversie su AliExpress. Allora, questo è il mio pannello di controllo, come vedete. Allora, abbiamo la sezione spedito, se ci entro dentro mi fanno vedere tutte le cose che hanno spedito, e poi c'è la sezione da rivedere, ossia oggetti che io ho confermato che sono stati ricevuti, oppure oggetti che è finita, come questo qua che vedete, è finita, diciamo, la protezione, sono passati il tempo che loro prevedono e praticamente loro lo mettono in automatico come ricevuto, ma invece col cavolo non ho ricevuto queste cose. Allora io che cosa faccio? Dal carrello, dalla sezione da rivedere, entro dentro al prodotto e mi fa la schermata di tutto quello che ho ordinato da questo sito, da questo negozio, voglio dire. Allora, qui il totale ordine è molto poco perché sono 3,62 euro, però non vedo perché glieli devo lasciare. Quindi in ogni prodotto io che faccio? Faccio aprire controversia, mi compare una schermata e qui ci chiede le varie opzioni, solo rimborso o rimborso e restituzione articoli. Restituisco che cosa che non ho ricevuto, quindi faccio solo rimborso e faccio next. Allora mi chiede: hai ricevuto il tuo ordine? No. Motivazione del reclamo, tiro giù e io metto sempre problemi di tracciatura logistica. Ancora, nessuna informazione di traccatura, vabbè, è tradotto male, che sarebbe tracciatura. Importo di rimborso, guardate qui in basso, dice importo massimo di rimborso 1,88 euro e io ci metto esattamente 1,88 euro. Continuo, specifica il motivo per cui sta richiedendo un rimborso e io ci scrivo don't received, cioè non ricevuto, punto, senza troppe spiegazioni, non è importante. Non ho fotografie da mettere che l'oggetto è danneggiato o non è quello che avevo chiesto perché non l'ho ricevuto, quindi invio. Invio. E questo è... vedi come dice controversia in corso, e faccio la stessa cosa anche per gli altri due prodotti. Apri, quindi faccio solo rimborso, next. Hai ricevuto il tuo ordine? No. Importo, dunque motivazione, problemi di tracciatura logistica, nessuna tracciatura. Euro 0,87, perché mi dice che il massimo che posso chiedere è 87. Specifico il motivo: don't received, ok, e faccio invia. E faccio lo stesso anche con l'ultimo oggetto. Quindi quando non avete ricevuto il vostro ordine dovete fare questa cosa per tutti gli oggetti che non avete ricevuto. 0,87. Per esempio, mi è anche successo di ricevere il pacchetto ma che mancasse un articolo. Allora io ho aperto la controversia solo per quell'articolo, ma non ho confermato di aver ricevuto l'ordine, perché se confermi è un cavolo e tutt'uno. Quindi adesso poi succederà che molto probabilmente il venditore mi manda un messaggio dicendo che il pacco è in viaggio, eccetera eccetera, ma io questo ordine l'ho fatto il 12 aprile, sono passati 2 mesi
e quindi problema suo, voglio dire. Che altro c'è che mi ha messo? Ecco, questo qua, questo pure highlighter, non l'ho ricevuto, però lui ha confermato che l'ho ricevuto e invece no. Quindi apro la controversia, sono 2,66 euro, non vedo perché glieli devo lasciare. Anche se, sinceramente, io credo che molto problema sia. Allora, ecco qua, sono stata interrotta da una chiamata. Quindi faccio aprire controversia, poi solo rimborso, next. Ha ricevuto l'ordine? No. Motivazione del reclamo, problemi di tracciatura, nessuna tracciatura. Importo massimo da restituire 2,66. Specifica il motivo, don't ricevuto, e invia. Cioè, loro giustamente lo mettono come invia. Loro giustamente, o no, non lo so, insomma, problemi loro. Questi l'ho ricevuti, questi l'ho ricevuti. Quindi questo è come si. Allora, molte volte qui c'è proprio la sezione in controversia, ma a volte, ecco, questo me lo dà e l'altro non me lo dà, che ho aperto. Comunque, non importa, sia che lo trovate che non lo trovate, le controversie sono aperte. Aspettate, vedete voi se volete decidere di, diciamo, assecondare il venditore, perché lui vi chiederà: il pacchetto è arrivato al tuo paese, aspetta qualche altro giorno, eccetera. Vedete voi quello che volete fare.